Ciao a tutti, benvenuti. In questo breve video rispondo ad alcune domande di Anna che mi ha posto via mail riguardo in particolar modo all'appoggio. Fa fatica a sentire e a capire bene come deve fare questo appoggio, in che cosa consiste. Dunque, partiamo dall'inizio. È importante respirare correttamente, questo non mi stancherò mai di dirlo, perché una corretta presa d'aria predispone il nostro corpo, il nostro organo vocale, il nostro strumento vocale proprio a ben cantare, come dicevano anche gli antichi. Come si prende la presa d'aria? Con una respirazione intercostale diaframmatica oppure costodiaframmatica. È lo stesso tipo di respirazione, cambia il termine, ma appunto è la stessa respirazione. In cosa consiste? Nell'aprire le nostre costole, nel fare appunto intercostale, fare spazio tra le nostre costole, quindi aprire lo spazio delle nostre costole. Banalmente, aprire le nostre costole lateralmente in alto. Fatto questo, il nostro diaframma cosa fa? Si abbassa e si apre, come ho detto in tanti altri video. Questo perché il diaframma occupa tutta la parte anche medio-bassa del torace. Quindi, aprendo le costole, Anna si va proprio ad aprire il torace e il diaframma. Cercherò di utilizzare termini molto, molto semplicistici. Quindi, chi mi segue, perdoni se utilizzo dei termini un po' così molto semplici, ma lo faccio appositamente per spiegare ad Anna questo aspetto. Una volta che abbiamo preso una corretta aria, abbiamo fatto una respirazione costodiaframmatica, il nostro diaframma è aperto e bello disteso, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a cantare come? Mantenendo questa apertura che in termini tecnici si chiama appoggio. L'appoggio significa evitare che quando noi iniziamo a cantare le costole si chiudano, il nostro torace da aperto si chiude. Immaginate che queste sono le nostre costole, sono aperte, e evitare di fare questo, di sgonfiarci come un palloncino. Questo perché l'aria viene spinta e il diaframma viene subito sobbalzato in alto. Un aspetto molto importante riguardo al famoso appoggio. Per quella che è la mia metodologia, quello che io ho appreso e il mio pensiero, ripeto, appoggiare non significa schiacciare in basso sul diaframma. Questo sembra scontato, ma purtroppo è una tendenza che c'è, quella di pensare di dover premere verso il diaframma in basso per tenere eventualmente poi magari le costole aperte. No. Il diaframma è necessario che gradualmente risalga sempre più verso l'alto, accompagnando il nostro gesto vocale. Questo come si fa, questa risalita graduale del diaframma? Si fa evitando appunto che il diaframma venga irrigidito in basso, ma tenendo il nostro torace bello aperto e guidando il fiato, la nostra voce, con i muscoli addominali. Io suggerisco appunto di pensare alla parte del plesso solare, la parte alta, che piano piano rientrano e accompagnano il nostro diaframma in alto e la nostra voce in fuori. Ovviamente il nostro diaframma non arriva qua, io utilizzo questo gesto per farvi capire che i muscoli addominali fanno risalire l'aria e il nostro diaframma in alto. Questo significa che piano piano il movimento avviene, l'aria viene portata su gradualmente, ma con continuità, mai spezzettare il nostro movimento del sostegno, ovvero l'uso dei muscoli addominali. Detto questo, spero di aver chiarito in termini molto più semplici. Quindi si inspira, si apre bene il torace, si sta in questa apertura, ovvero in appoggio, si cerca sempre spazio maggiore mentre si canta verso l'esterno della gabbia toracica e con i muscoli addominali piano piano si soffia l'aria e si accompagna il diaframma verso l'alto. È importante tenere la gabbia toracica aperta in modo tale che il diaframma stia aperto, sì, ma flessibile, e quindi possa piano piano, soprattutto pensate a livello immaginativo, la parte alta della cupola che piano piano appunto sale mentre la parte laterale rimane bella aperta, se vogliamo utilizzare un'immagine molto molto fantasiosa. Anna mi chiede anche un'ideologia, un'immagine mentale che possa aiutare questo famoso appoggio.
Un'idea che, fra le tante che si possono pensare, è quello di non chiudersi, appunto, come dicevo, quando si canta con il torace, ma stare aperti. E per fare questo, per controparadosso, diciamo, pensare non sto espirando, ma sto inspirando. Quindi una continua inspirazione, una continua dilatazione. In questo modo sentirete che il diaframma resta bello aperto, che il vostro torace in particolar modo resta flessibilmente aperto, una sorta di chiama, alcuni autori la chiamano spinta verso l'esterno del torace, questo movimento di apertura continuo. Io suggerisco piuttosto che spinta, che è duro pensare a una continua espansione. Quindi l'idea del controparadosso, io lo denomino così, anziché pensare sto espirando e mi chiudo, sto inspirando e continuo a espandere il mio torace, anche se in realtà sto espirando. Quindi pensare all'atto inspiratorio mentre io sto espirando, sto buttando fuori la mia aria, sto cantando, sto accompagnando la mia aria. E questo potrebbe essere, questa potrebbe essere una delle strategie. In questo modo si ha appunto la possibilità di stare sempre in apertura morbida del vostro torace. Dunque, sintesi finale, perché ho fatto un video un po' lungo, mi scuso, mi chiedete sempre di essere breve. Punti cardinali, Anna: respirazione intercostale diaframmatica, non mi soffermo oltre, quindi aprire le costole, bene, aprire il nostro torace. Secondo, stare in apertura, quindi pensare mentre si canta di non chiudersi, di non farci precipitare lo sterno e il torace, ma di stare in questa bella espansione che si è ottenuta con la respirazione, quindi automaticamente si è creato proprio l'appoggio. Mentre si canta, pensare anziché di espirare, di inspirare, quindi questo continua apertura morbida del torace, proprio come se stessimo inspirando, e sostenere con i muscoli addominali, ripeto, soprattutto pensate alla parte alta, il nostro diaframma verso l'alto, accompagnarlo come se fosse proprio un ascensore che sale, e la nostra voce accompagnata fuori con questo gesto a parabola. Va bene, spero di aver dato dei suggerimenti utili, di essere stato, spero, più chiaro possibile riguardo a questi aspetti del canto, che mi rendo conto possono sembrare particolarmente complessi, ma non lo sono, soprattutto quando si lavora si capisce poi entro veramente poco tempo qual è, appunto, quali sono i meccanismi e come funzionano. Vi raccomando, un aspetto importante: non pensate di spingere verso il basso sul diaframma quando appoggiate, perché frenate il fiato. Il diaframma deve risalire accompagnato dai muscoli addominali, ma deve restare aperto. Questo grazie appunto all'appoggio. Va bene, vi mando un saluto, saluto Anna, se avete dubbi scrivetemi, a presto. Ciao!